Eccomi qua. Se mi dovessi descrivere, direi che sono alto, magro, slanciato. Un tipo di bella presenza, insomma. Una delle mie attività principali è guardarmi attorno, osservare le persone nei loro movimenti, nelle loro posture e vedere come si compenetrano col paesaggio circostante. Nell'affrontare la vita mi considero dinamico? No. Caparbio quando serve. Spensierato? Decisamente sì. Ma forse l'aggettivo che più mi si addice è audace. Sì, proprio la parola audace. Nel senso letterale di come un dizionario qualsiasi potrebbe definirla, ovvero noncurante dei pericoli e dei rischi a cui si va incontro. Per questo ho avuto il coraggio di mollare tutto. L'azienda di famiglia, un lavoro sicuro, una buona quantità di soldi e la sveglia tutte le mattine. Beh, quasi tutte. E tutto ciò con lo scopo di riprendermi in mano la vita, affidandomi esclusivamente alla fortuna. Anche se a volte capita che non si presenta all'appuntamento prefissato. Summertime and living is easy. Sì, pronto. Ciao, come stai? Solito, mamma. Sto andando a lavorare. A quest'ora? Mamma, ho l'orario flessibile. Ma, Sara, senti, ti ha chiamato qualcuno dall'affitto della casa? Sì, qualcuno ha chiamato, ma niente di serio. Ah, tra l'altro, tuo padre mi ha detto che forse lo voleva affittare ad un suo dipendente. Come ad un suo dipendente? Ma
Se sto seguendo io la cosa, gradirei essere informato prima che venga presa qualsiasi decisione. Calmati. Se tu rimanevi in azienda, forse le cose erano più facili. E comunque l'appartamento è sempre suo. Suo, suo, è tutto suo! Vabbè, ora devo andare. Ciao. Dio la benedica! Che il Signore la benedica! Suor Benedetta, la sua sofferenza deriva dal fatto che lei non ha un briciolo di misericordia cristiana. Vada a prendere qualcosa dalla nostra dispensa e la offra a quel povero mendicante. Fratelli, la nostra dispensa è presa per caso perché il povero mendicante. Via pure.
Insomma, questo benedetto appuntamento con la fortuna tardava sempre di più ad arrivare. Il tempo passava inesorabile, incurante della mia situazione. Però non si dice che la fortuna aiuta gli audaci. Io, fino a quel momento, mi credevo tale.
adesso no. Devo finire un lavoro. Ci vediamo al solito posto. Ciao. Quale festa? Oh cazzo! E adesso che faccio? Yo veo, tú ves, él ve. No so. Vemos, él ve. Ma che cazzo? Ehi, lo so che sei stato tu, stronzo, barbone, ehi, eppure stronzo. Vaffanculo, va. Sei pure un barbone di merda! Sei pure un barbone di merda! Vaffanculo! Va. Il soldato non è cieco! Il soldato non è cieco!
Bagna la Puglia. Bel mare? No, 5 lettere. La pioggia. No, quelle sono 7. Ionio. Bravo. Sentite. Ennesima rapina a mano armata ai danni di un commerciante. Beh, sarà l'ennesimo profugo che dovremo anche mantenere. Oh, da quanto c'è scritto qui, il rapinatore è riuscito a scappare e dalla descrizione della tabaccaia era vestito di nero e indossava scarpe a tennis bianche. E sono riusciti a farcelo scappare? Vestito di nero con le scarpe bianche? Sono in un bar. Buongiorno. Sì. E avete un bagno? Certo, però prima bisogna consumare qualcosina. Possono bastare per un caffè? Sì, possono bastare. Per andare al bagno, vada alla sua sinistra, poi dritto alla sua destra. Avanti, avanti, avanti. Qualcuno mi può accompagnare? Su, venga, mi segua. Adesso sempre dritto davanti a lei. Vada. Ecco il suo caffè. Ma che fa? Mi ruba le brioche? No, stavo cercando lo zucchero. Lo zucchero dall'altra parte, alla sua sinistra. Tenga. Ma allora lei ci vede benissimo. Ci sta prendendo in giro? Ma che... Vedo solo alcune ombre. Sai che le dico? Se lei vuole prendere qualcosa qui al bar, prenda quei sacchi dell'immondizia e li porti vicino dove abita. Va bene, ci posso provare. Anzi, facciamo un patto. Vieni. Il patto è un panino al giorno se io non vedo più quei sacchi dell'immondizia lì. D'accordo? Va bene. Bravo. Vai. Mira a tu alrededor, vida.
la playa. Yo ando en la playa. El río tiene la agua, no, el agua fría, porque sí. El río tiene el agua fría. Hey, ciao. Ciao. Cosa stai guardando? Quello che sarà il mio prossimo progetto fotografico. E di cosa si tratta? Un barbone con la barba finta. Ma è stata proprio quella a farmi decidere di fotografarlo. E perché? Perché vedi, lui è un barbone qualunque. Non ha altro che la sua disperata miseria da raccontare. Invece Lui vuole attirare l'attenzione su di sé. Poi magari non è neanche cieco. Chi è che può saperlo? Ma con quella barba e quegli occhiali è ridicolo, ma allo stesso tempo è anche curioso. Cioè sta usando la sua creatività, capisci? Anche se per il momento non è che funzioni molto. E come lo chiamerai questo progetto? Margini. Margini perché voglio raccontare chi tutti i giorni vive i margini della vita. Allora, tutti i margini! Dai, che ti offro un caffè. Arrivo. Thank you.
Ciao. Mi sa che ti vengo a trovare. Stasera. Ah.
Invito! Ma io ce l'ho l'invito! Invito! Ma io ce l'avevo l'invito! Ma allontaniamo questa persona! Ma come? Ma avanti! Vista del sesso con negozio sulla tangenziale per 50 euro circa, riempiva l'attesa del camionista medio che di certo non si reca in chiesa in una roulotte fissa nel parcheggio dell'estate, di certo non apriva te e non parlava di banca, ma Marco Regano, importante investimento, pagò 50 euro. Ma che voracità! Sembra un vero mendicante alla mensa dei poveri. Ma come si fa a non essere ingordi davanti a questo ben di Dio? Beh, del resto, da uno mascherato, da straccione, questo stile si addice. Un lusso da barbone. Giusto. La verità è che ho moltissima fame. Sono quasi 24 ore che non mangio. Come mai ha proprio una vita così impegnata? Impegnatissima! Se non sono discreta, potrei sapere cosa fa. Faccio il pilota di aerei. Pensi che neanche 24 ore fa ero a Tokyo. Pioveva di rotto. Del suono il Piertango! Mi concede questo ballo? Molto volentieri. Cosa ne dice se andiamo a bere qualcosa in un luogo più appartato? Sì. Thank you.
It's my man, yes. No, no, no. Yeah. No, 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 no. Yeah. No, 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 no. Du bist mein! No, no, no. No, 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 no. Come here! No, 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 no. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, che situazione! Sì. E tu? Come sta andando il progetto? Benissimo. Guarda qua. Ta-da! Guarda adesso. Scarpe nuove, panino tutti i giorni e un sacco di soldi! E sto già preparando cartelli nuovi. E quanto pensi di andare avanti con questo progetto? Beh, non lo so. Non ci ho pensato. Lo illudi. Lo illudo. Buona fortuna. Ma... Ehi! Foto sembra quasi stare lì seduto con quell'individuo. Grazie mille, ma io sono solo un amico. L'artista vera è lei. Salve. Salve. Scusi, posso restare qui? Si figuri, me ne sto andando. Vuole un pezzo di pizza? Pizza? Perché no? Puoi aiutare? Buona!
sabato sera tornavo a casa sempre con le pizze. Una margherita, due sfiziose e un calzone. E ma poi alla fine mangiavo un calzone, mezza sfiziosa e uno spicchio di margherita. Sì, perché né le mie figlie e né mia moglie riuscivano a finirle. Dicevano che se mangiavano troppo non dormivano. O se dormivo io, dormivo e sognavo, sognavo e dormivo. Anche se non riuscivo mai a ricordarmi la fine di un sogno. Cioè, lo ricordavo appena mi svegliavo, ma poi svanivo. Troppa pizza, forse? Che belli sabato sera. E questa piacevolezza è durata 10 anni. E poi, in un solo secondo, è sparito tutto. Puff! Svanito. Come una bolla di sapone. Mia moglie si innamorò di un altro. Io dovetti lasciare la nostra casa. Fui ricoverato e fatto passare per pazzo. E i miei figli si vergognano di papà. Ma io ogni giorno continuo a spiarle quando escono di scuola. Non ho ancora avuto il coraggio di avvicinarmi o di farmi vedere. Anche se sono convinto che un giorno saranno loro che vorranno sapere chi era suo padre. E non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Io quando sono più disperato del solito mi improvviso rapinatore con questa pistola giocattolo. Ma neanche questo so fare. Se tu mi potessi vedere, lo capiresti che davanti a te non c'è un criminale, ma un uomo alla deriva. Che ruba solamente qualche soldo per il lusso di una pizza, sedersi su una panchina e ricordarsi di quando la vita ti sorrideva. Purtroppo a volte succede che il raccolto vada male. Ma l'importante, amico mio, per continuare a seminare. E per tenere fede alle mie parole, ho continuato a seminare. Aquí tenemos las Sagradas Familias y todavía no está terminada. Como podéis ver, tiene muchos detalles importantes, con todos los números que siempre dan
la età di Cristo. E soia si terminerà e nel 2026. Bueno, seguimos y vamos a ver el otro lado de la catedral. I do the bomb, I do the reggae, I do the bomb that made my reggae. I do the bomb, I do the reggae, I do the bomb that made my reggae. I do the bomb, I do the reggae, I do the bomb that made my reggae. I do the bomb, I do the reggae, I do the bomb that made my reggae.